una partita da 3 punti, una partita importante perché in base alla posizione di classifica che abbiamo sia noi che il Milan ci possiamo giocare delle chance importanti per la Champions, per obiettivi importanti, quindi la partita in questo senso. Poi comunque Milan-Napoli è sempre una partita di grande fascino. Negli ultimi anni abbiamo fatto delle partite importanti, sfide belle, che ricordano anche i momenti gloriosi del Napoli, il tempo di Maradona, che poi soprattutto è stato quello, prima di questo momento, insomma. Quindi bella, una partita affascinante, che piace farla. Noi in questo momento mi sembra stiamo bene e abbiamo buone chance di fare un'ottima gara. No, giuro di no, perché non siamo capaci, non saremmo capaci, perché noi se si comincia a ragionare così, con le caratteristiche che abbiamo, andiamo incontro a fare una brutta gara, quindi non si può fare calcoli noi. Noi bisogna fare una bella partita, sapere, noi lo sappiamo, la matematica non è opinione, che abbiamo il vantaggio di 4 punti sul Milan, questo non è, lo sappiamo. E dopo la partita ci aggiorneremo in quel senso, e sicuramente male male che vada siamo ancora un punto avanti, cioè voglio dire, questo loro poi dovranno, hanno un calendario inizialmente più difficile del nostro, nel finale mi sembra un pochino meglio, se si proprio si vuole fare un ragionamento in più, però noi, come io parlo, io allenatore e giocatori che vanno in campo, non bisogna assolutamente ragionare così, noi bisogna fare bene le due fasi, cercare di ottenere sempre il massimo. Al 95esimo abbiamo sempre pensato e detto e fatto, ci si aggiornerà, insomma.